Ciao a tutti boys, ben ritrovati nel mio studio. Come ha fatto adesso prima a diventare in così poco tempo l'idolo di tutti i ragazzini? Come ha fatto un ragazzo così giovane in Italia ad essere considerato tra i big producer della scena? In questo video vi elencherò 6 punti grazie ai quali, secondo me, adesso prima è riuscito a raggiungere la vetta. Punto primo, il suo è un personaggio basato su un cartone animato e tutto ciò crea hype e curiosità. Sul web possiamo trovare pochissime foto che ritraggono il volto di adesso prima. Punto numero 2, la sua musica diventa spesso e volentieri di sottofondo per le partite di Fortnite. Un gioco che, come tutti sappiamo, ha spopolato lo scorso anno. Lo stesso da Supremo è un giocatore abbastanza capace e accanito di Fortnite, e ciò lo avvicina ai ragazzini. Terzo punto. I suoi testi, quasi incomprensibili ad un primo ascolto, ma parecchio musicali, sono ideali per coloro che non prestano particolare attenzione al significato e al messaggio del brano, ma apprezzano le melodie colorate tipico dello stile di Da Supreme. Punto numero 4. Sicuramente anche la giovane età influisce, non poco. È stato uno dei più giovani producer italiani a sfondare e rappresenta il sogno di quasi tutti i ragazzini beatmaker. Io credo di aver visto per la prima volta il nome di Da Supreme accanto a Salmo in Perdonami. Kate. Punto numero 5. Possiamo considerare Da Supreme come una one man band, dato che spessissimo canta su strumentali prodotti da lui stesso, cosa molto rara nella scena italiana. Un altro one man band molto valido in Italia, secondo me, è Liang, sottovalutato da tutti. Punto numero 6. L'ultimo punto è senza ombra di dubbio la novità. Novità dal punto di vista artistico. Le sue strumentali si differenziano parecchio da quelle della vecchia scuola italiana, sia nella scelta dei suoni che nell'arrangiamento. È stata una boccata d'aria fresca che sinceramente in Italia serviva. Ho fatto un paio di video in cui spiego molto più approfonditamente lo stile delle produzioni di Da Supreme. Vi lascio il link qua in alto a destra. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Spero che per voi sia stato interessante. Un video diverso dal solito. Consigliatemi qua sotto nei commenti un altro artista da trattare in un video come questo, in un video un po' diverso. Per tutti gli interessati ricordo che ho un Patreon a cui potete accedere alle mie video lezioni online riguardanti beatmaking, mix e mastering. Al costo di $1-$2 al mese potete accedere a tutti questi contenuti e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao boys!